Sanremo Eventi si sposta a Massafra. Beh, stiamo cercando di girare un po' tutta la provincia di Taranto per mostrare durante questa stagione estiva i vari eventi che sono innanzitutto di promozione del territorio. L'area ionica dispone di tantissime risorse, ha una capacità di attrazione notevole, visti i nomi di grido anche che stanno raggiungendo appunto il nostro territorio, e quindi alla scoperta di Massafra, alla scoperta del cartellone estivo che già ha una sua simpatica denominazione accattivante, Yes Massafra. E apriamo questo speciale su Massafra con Michele Bommino, che è l'assessore al turismo, allo spettacolo e ai lavori pubblici. Una piazza gremita. Devo dire che manca ancora forse una mezz'oretta più o meno all'inizio dell'esibizione della performance di Shade, il famoso rapper torinese, e quindi cerchiamo un po', facciamo innanzitutto un po' un bilancio parziale, e come sta andando questa rassegna estiva? Sì, la rassegna estiva Yes Massafra, che è praticamente il cartellone di Massafra Estate, sta andando veramente alla grande. Ogni manifestazione sta attirando tantissimi turisti, ogni manifestazione sta coinvolgendo tante persone nel massimo della sicurezza, e quindi stasera c'è il concerto di Shade, che come si può vedere... I teenager hanno preso d'assalto la piazza. Già dalle 17 hanno preso d'assalto la piazza, quindi ci sono veramente migliaia di persone che stanno aspettando l'entrata in scena del rapper famoso. Il 17 agosto oltretutto c'è un altro evento molto importante con Simona Mollinari, e quindi questi due sono gli eventi di maggior richiamo, però tutte le manifestazioni del cartellone stanno avendo un grosso successo e noi siamo contenti e soddisfatti della riuscita di tutte queste manifestazioni. Ed ecco, dopo una lunga attesa, ecco Shade, la folla, soprattutto di giovanissimi, lo acclama. E a Massafra vi presento Shade! Oggi mi sposa, rientra le tre, ma sbaglio casa, mi chiedono scusa, come va la vita? Fai le vacanze, faccio fatica, protettamente pesante stativa, che mando una foto e finisco in giga. Ma questa festa sono qui da un'ora, qua dentro gira così tanta roba, che non mi hanno messo la droga, nel mio bicchiere, ma il mio bicchiere dentro la droga. Cerco lavoro, ma ho fatto l'artistico, dice se è un cesso, ma simpaticissimo. Lei è assessore alla delega assessorile al turismo e si comprende bene come questi nomi hanno, dicevo, proprio una esercitano una forza, rendono il territorio davvero appetibile. Questi eventi sono uno strumento fondamentale per il marketing territoriale. Sì, sicuramente, sono nomi di richiamo che praticamente fanno giungere qui da turisti da ogni dove. Cioè, tipo stasera mi dicono che veramente da tutta la regione, anche da fuori regione, hanno raggiunto Massafra, anche se poi anche con gli altri eventi hanno comunque attirato l'attenzione con percorsi turistici. Veramente è stato un cartellone ricco di eventi, con eventi enogastronomici. Abbiamo creato un cartellone pieno di... Una combinazione di eventi tra promozione del territorio, enogastronomia, cultura, spettacolo, e questa è la ricetta vincente per promuovere una realtà locale. Sì, sicuramente questa è la ricetta giusta, noi ci abbiamo creduto, stiamo vedendo i risultati, quindi veramente siamo soddisfatti. E voglio ringraziare il sindaco per l'impegno e per la possibilità che ci ha dato a tutti noi di creare questo cartellone veramente appetibile a tutti i turisti. Oltretutto è una piazza molto proprio... così logisticamente molto accogliente, quindi il palco qui proprio è
il posto ideale davvero per attrarre, non è una di quelle piazze anguste, ma è una piazza molto ampia e quindi favorisce questi eventi. Sì, praticamente è la piazza centrale di Massafra, quindi abbiamo deciso che i due eventi più importanti si devono tenere nella piazza principale, nel salotto della città, per accogliere sempre in maniera più accogliente i turisti che ci stanno raggiungendo da ogni dove. Che parte per un viaggio mistico, poi si fa tutto il villaggio turistico. Dico bene, ma se mi chiedi come va bene, 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 ma non benissimo. Bene, 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 ma non benissimo. Esco d'estate e fa caldo caldissimo, pratico ansia a livello agonistico. Dico bene, ma se mi chiedi come va. Mi dicevano di stare attento ma non ascoltavo, dicevo non sento. Sta tipa parla solo col suo accento, pure il traduttore mi dice attento. Se non rispondi e se non ti muovi, io non rispondo delle mie azioni. Mi mandi all'inferno troppi peccatori, io mi metto in coda ma rimango fuori. E vorrei uscire insieme una di queste sere, fare un paio di cene. Cosa viene viene ma fa troppe scene, quindi cazzo me ne sono un capocannoniere. Io non esco con gente per bene, solo con gente per bene. Se pure vero ma fatto l'assistico. Dice se è un censo ma simpaticissimo. Sono io, scrivevo giornissimo. Dico bene, ma se mi chiedi come va bene, 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 ma non benissimo. Antonio De Rico, consigliere comunale di Massafra, delegato alla fascia costiera. Una stagione estiva, una serie di eventi Yes Massafra che si dividono tra il centro di Massafra e la fascia appunto costiera. Lei ha la delega alla fascia costiera, una crescita del territorio in chiave turistica. Sì, lo scorso anno il sindaco mi ha assegnato questa delega perché come progetto di tutta l'amministrazione è quello di rilanciare le nostre marine che purtroppo hanno una conformazione complessa sotto il punto vincolistico, sotto il punto di attrazione turistica. Quindi da quest'anno è stato acceso un riflettore davvero importante nelle nostre marine, sia per quanto riguarda interventi strutturali, piccoli interventi infrastrutturali. Stiamo lavorando anche a delle progettualità molto più ampie con RFI per quanto riguarda quella linea che spezza in due la nostra marina, dandoci non pochi problemi. Abbiamo proposto un progetto al Ministero dei Trasporti affinché si possa fare una bretella Massafra, Castellaneta, Castellaneta Marina, perché da allora in poi questa fascia ferroviaria non creerebbe problemi e a noi libererebbe un bel pezzo della zona per poter operare. All'interno di questo abbiamo voluto anche attraverso momenti ludici riproporre un attenzionamento concreto nelle nostre marine. Tant'è vero abbiamo fatto due programmi che poi abbiamo amalgamato in un unico cartellone che è appunto quello di Yes Massafra. Nelle nostre marine siamo partiti con giorno 26 luglio con cantieri comici, abbiamo fatto uno spettacolo di tre comici, si sono esibiti alternati sul palco Dino Paradiso, Renato Ciardo e Tommy Terrafino. È stata una serata bellissima, di grande successo, grande partecipazione, la gente si è divertita, ha iniziato ad apprezzare questo modo concreto di intervenire nelle nostre marine. Abbiamo fatto poi un'iniziativa bellissima, per la prima volta c'è stata insieme alla collaborazione del comitato Pro Chiatona, stiamo svolgendo un trittico di film con temi sociali, abbiamo fatto cinema in spiaggia, in sostanza diamo la possibilità a chiunque voglia partecipare di venire in spiaggia. Un Lido ci ha dato la possibilità di metterci a disposizione sdraio, quindi si vedono dei film sulla spiaggia, sull'arenile, con sotto un nuovo un modo diverso di fare cinema. E abbiamo già dato in onda App. L'altra sera abbiamo fatto invece Pensieri Pericolosi,
e venerdì prossimo 9 agosto daremo la proiezione dell'ultimo uscito d'ambo. Parliamo di questo bagno di folla per Shade questa sera. Sì, Shade è un personaggio che negli ultimi tempi va di moda, insomma tira, è stato protagonista assoluto lo scorso Festival di Sanremo, quindi ha vinto, se non erro, il disco d'oro, il disco con non so quante... L'idolo dei giovani. L'idolo dei giovani, perché il target è questo, insomma, ragazzini che vanno dai 10 ai 15 anni, 16 anni, e vediamo una piazza davvero, davvero gremita. Volevo ricordare che quest'anno, tra l'altro, nelle nostre marine, compresa anche Marina di Ferrara Verde Mare, dove abbiamo fatto un'altra, loro hanno svolto l'11ª edizione del Festival Canoro quest'anno, con Franco Cosa, hanno fatto anche una serata cabaret, quindi c'è un attenzionamento davvero importante nelle nostre marine. Volevo ricordare un appuntamento molto bello, noi la notte di San Lorenzo, che è il giorno forse più importante, uno dei giorni più importanti dell'estate, avremo uno spettacolo pirotecnico fantastico, quindi invito tutta la cittadinanza della provincia ad accorrere nelle nostre marine e gustarsi davvero una bellissima serata. Dice che parte per un viaggio mistico, poi si fa tutto il villaggio turistico. Dico bene, ma se mi chiedi come fa, va bene, 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 ma non benissimo. Bene, 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 ma non benissimo. Esco d'estate e fa caldo caldissimo, pratico anche a livello agonistico. Dico bene, ma se mi chiedi come fa. Una mano su tutti insieme, Massafra! Sindaco De Quarto, intanto il punto su Yes Massafra, e questa sera davvero ci sentiamo più giovani, tutti teenager con Shade. Manca una mezz'oretta, tre quarti d'ora all'inizio del concerto, ma qui davvero c'è un entusiasmo alle stelle. Partiamo un po' il quadro di questa stagione estiva. Allora, in questa stagione estiva il Comune di Massafra ha voluto elevare un attimino l'asticella della programmazione e anche sulle ali dell'entusiasmo di aver acquisito il titolo di città d'arte abbiamo voluto elaborare un cartellone pieno di iniziative di carattere culturale. Infatti in queste sere, adesso siamo a metà stagione, ma ci sono state tantissime iniziative di tipo culturale, cinema al castello, cinema a mare, la rassegna Vicoli Corti, iniziative nell'habitat rupestre, di trekking urbano e poi molta musica. Stasera c'è Shade, che è un rapper di fama nazionale, e siamo lieti che ci sia un'affluenza di pubblico veramente considerevole. E il 17 avremo Simona Molinari, quindi un altro spettacolo che abbiamo voluto con determinazione, e questo per aggiungere, diciamo, valore alle nostre iniziative, per attrarre turisti a Massafra, per incontrare i nostri concittadini massafresi in un clima che deve essere giustamente di allegria, di serenità. Il nostro territorio non ha nulla da invidiare rispetto ad altre parti d'Italia e viene ovviamente valorizzato dalla presenza viene potenziato il valore dalla presenza di questi artisti che monopolizzano ormai, ecco, vedete qui, basta vedere ragazzini 14-15 anni presi dalla gioia. È un modo di far crescere il territorio. Senz'altro sì, in effetti nel nostro ragionamento abbiamo dato due direttrici di attrattività del territorio: il centro storico e il litorale marino. Quindi abbiamo fatto iniziative tante nel nostro centro storico per attrarre i turisti e per consentire loro di verificare direttamente la bellezza, la meraviglia del nostro habitat rupestre, del nostro centro storico, ma anche iniziative quest'anno importanti con cantieri comici, per esempio nella marina di Massafra, perché dobbiamo tentare di essere competitivi in tutte le sfumature del nostro territorio, quindi sia la sfumatura a mare, che il nostro centro storico bellissimo, e anche le zone collinari, perché no, bisogna in prospettiva dare valore e attrattività anche a quelle aree. E quindi penso che il risultato sia stato raggiunto,
A giudicare dalle presenze che ci sono state in queste sere a Massafra, nel litorale di Chiatona, nel centro storico, quindi siamo soddisfatti. Io devo ringraziare l'assessore Bommino, il consigliere delegato alla fascia costiera d'Enrico e tutta l'amministrazione che davvero ha voluto elaborare questa stagione estiva che appunto si chiama Yes Massafra, che ha il suo sito internet dove si può scaricare il programma, dove si può interagire. E finalmente diciamo i risultati sono visibili anche in queste serate di consenso di pubblico. Essere sincero, potevi anche farmi a meno di dirmi tu sono zero senza guardarmi nemmeno. Sincero, non vedo il bicchiere mezzo vuoto, mezzo pieno, sempre vuoto per intero, pure se non sono stato che sereno di lasciare, questa è la verità. Se mi chiedi come va bene, 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 ma non benissimo. Bene, 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 ma non benissimo. Dice che parte a Perugia sciovistico, poi si fa tutto il villaggio turistico. Dico bene, ma se mi chiedi come va bene, 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 ma non benissimo. Bene, 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 ma non benissimo. Esco d'estate fa caldo caldissimo, pratico anzi a livello agonistico. Dico bene, ma se mi chiedi come va. Cerco lavoro ma ho fatto l'artistico. Dice sia un cesso, ma simpaticissimo. Sul suo profilo scrive buongiornissimo. Dico bene, ma se mi chiedi come va bene, 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 bene. Di più, bene, 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 bene. Dico che parto per un viaggio mistico, ma qua Massafra spaccate tantissimo. Maria Cristina Ricci, vice sindaco di Massafra, una rassegna estiva, una serie di eventi, davvero una rassegna completa, e quindi anche il momento, gli eventi dello sport delega di cui lei è detentrice. Sì, come ha detto Massafra, quest'anno vede interessata una rassegna estiva molto importante, che ci sono eventi e manifestazioni che riguardano un po' tutto, l'arte, lo spettacolo, la musica, e a chiusura di questa rassegna estiva di Yes Massafra c'è appunto lo sport. Siamo alla seconda edizione di Sport Generation, è una manifestazione che riguarda tutte le associazioni sportive presenti sul nostro territorio, nella nostra città di Massafra. L'intento appunto è quello di fare promozione dello sport, ma è anche festa dello sport, e far conoscere a tutti i massafresi le attività sportive che ci sono sul nostro territorio, ma sarà anche un momento di divertimento e di coinvolgimento degli stessi cittadini massafresi che faranno parte di questa manifestazione. Lo sport come momento di aggregazione, di socializzazione. Certo, certo che sì, è sicuramente importante lo sport, sia per quanto riguarda il benessere, ma anche appunto aggregazione che riguarda coinvolti tutti, grandi, piccini, anche coloro che comunque hanno handicap, perché lo sport appunto è aggregazione sociale. Buonasera a tutti, Massafra! In console, i miei DJ e produttori, Kisi e Gioro! Siamo tutti pugliesi sul palco stasera, incredibile. È un piacere essere qui, siete veramente caldi, ma così caldi che non vi chiedo di tirare su una mano, vi chiedo di tirarle su entrambe. Tutti, 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 voglio sentirvi dire oh, oh! Ancora oh, oh! Dite sciate! Più forte Shade! E ritorno di Shade, due anni di offerte e proposte pisciate. Voi parlavate male, ma ora cosa vi rimane? Solo mare di cazzate, solo quelle ci Shade. No, non ridò tutti i baffi, zero hipster. C'è un futuro in una foto, zero pixel. Se guarda mi sa peggiore, mi sento meno triste. Sto paese va a puttane, almeno frizze. Con le dini, un bel gipardo, ma devi sul palco, meno di Marco. Faccio questa roba, ma nemmeno vi guardo, come prese di piatto, nemmeno di Marco. Non mi fermo nemmeno se premo il freno nel girone dell'inferno. Sono prima punteggio pieno. Yeah.